siamo qua con Sax Nicosia. È stato preso ad esempio da molte generazioni di giovani che protestavano contro l'inutilità della guerra. Reduce della prima guerra mondiale che si spegne nell'ospedale e scopre di non poter lasciare il letto in cui è ricoverato. È una condizione in cui non può camminare, non può parlare e può soltanto pensare. E pensa a quanto è inutile la guerra. Guardate il testo, la cosa interessante è che non parliamo di uno spettacolo teatrale normale, la parola normale fa strano, comunque sì, è un audiodramma. Ogni persona del pubblico verrà dotata di una cuffia wifi e quindi il pubblico attiva due canali di percezione, la percezione la prima è quella uditiva, perché noi ci serviamo di un microfono denominato binaurale che cattura il suono a 360 gradi, quindi il pubblico ascolterà i pensieri di Johnny, quello che pensa, il modo che trova per uscire dalla situazione tremenda in cui non può comunicare con nessuno. Il pubblico vive la storia di Johnny, i pensieri del cervello di Johnny li vive in diretta perché è la cosa che sente. Contemporaneamente guarda sul palco come si fa un audiodramma, quindi che cosa fanno i rumoristi, che cosa fanno gli attori che fanno anche i rumoristi. Chi per esempio sente la radio, un tempo si facevano i radiodrammi, certo. Non vedeva ma sentiva, adesso questa volta addirittura possiamo vedere come per esempio, non so, si salgono delle scale. Parlare, le parole che si sentono sono parole che vengono dal suo cervello, quindi la fruizione uditiva per questo spettacolo è ancora più giusta e ancora più adatta. Dal 31 ottobre fino a domenica 5 novembre al Teatro Litta, venite a vederlo, Sax Nicosia insieme a Alessandro Castellucci, Deborah Morese e regia di Sergio Ferrentino. Ci aspettiamo.